Era il 1984, quando la comunità Montana Valle Ossola, in collaborazione con tanti altri enti del territorio, decise di organizzare la prima giornata del folklore ossolano. Una giornata che si celebrò a Domodossola e a cui presero parte i gruppi folk provenienti da tutte le vallate ossolane e tutte le bande e i civici corpi musicali. Fu una giornata davvero di festa, con una celebrazione finale in Piazza Stazione a Domodossola. È un filmato, un documentario che vi mostreremo in due puntate, pertanto oggi va in onda la prima parte e giovedì prossimo andrà in onda la seconda parte. Partiamo quindi con la prima giornata del folklore ossolano. Della valle, che si trova al centro di un'Europa finalmente unita, rende l'Ossola una zona nella quale possono confluire, con una naturale spinta di forze centripete, tutti i turisti delle nazioni europee confinanti o meno con la valle. La grande direttrice ferroviaria e stradale che dai porti liguri porta al centro dell'Europa fa della Val d'Ossola un nodo strategico del quale non si può non tenere conto. Il problema resta quello di riuscire ultimi anni, la comunità montana Valle Ossola, unitamente alle altre valli minori, sta tentando di offrire il prodotto Ossola, costruendo un discorso almeno turisticamente unitario, ma un'unità che rispecchi tutte le peculiarità delle varie valli. Tante le iniziative, ma finora la più grossa e partecipata è stata quella della quale stiamo, fin dall'inizio, vedendo le immagini. Uno sforzo ripagato dalla risposta del pubblico e l'assessore al turismo della comunità montana Valle Ossola, il giovane e dinamico Guido Prada, può vantare giustamente la propria soddisfazione. Beh, direi che oltre che essere contento sono soddisfatto e anche emozionato, perché per prima volta siamo riusciti a portare giù tutti i gruppi folcloristici, bandistici e corali della Val d'Ossola. È il primo passo per concludere questa giornata stupenda, questo concertone finale delle bande. Pensiamo di aver fatto un grosso passo avanti nel discorso turistico, di essere riusciti finalmente a portare insieme tutte le comunità montane unite, anche se sotto un aspetto solo folcloristico, speriamo in futuro di riuscire anche a portarle sotto altri aspetti. Tutta la città di Domodossola ha vissuto una giornata indimenticabile. Ha palpitato all'unisono insieme ai gruppi che rappresentano le radici della cultura, il cordone ombelicale che ci unisce al passato. Piazza Mercato si è fatta un tutt'uno con il gruppo folcloristico della Valle di Gezzo. Thank you.
Lo stesso concetto di intenti prettamente di studio e di ricerca viene ribadito anche dall'Associazione Costume Valser di Macugnaga, e se la speaker si esprime in lingua italiana, non mancano all'interno del gruppo quelli che ancora conoscono la lingua degli avi. La Walser Trachtenvereins Macana, Associazione del Costume Walser di Macugnaga, non è un gruppo folcloristico, ma è un gruppo di tradizione, tesa alla riscoperta degli antichi valori anche attraverso le forme musicali e rurali. In questa particolare giornata noi non ci esibiremo, lo facciamo normalmente in altre sedi quando c'è un contesto di cultura tipicamente Walser. Macugnaga non vuole essere da meno dei fratelli di Formazza, e allora si fa avanti una di quelle che si ricorda e parla ancora nelle relazioni familiari la lingua Walser, e accenna ad una piccola filastrocca imparata per tradizione orale dalla propria mamma. Wir singen, wir springen, wir machen, wir lachen, gracklich wie es und die vom Tal fragen dich, für was? Wir machen, wir wachen, wir jützen, gracklich wie Jesus. Und die vom Tal fragen dich, für was? In die Alto haben keine Grenze gehabt, wegen dem sind wir da. Dove invece si è completamente perso il dialetto è a Dornavasso, anche se il paese, unica colonia Walser con Migiandone della pianura, continua a curare lo spirito della tradizione Walser. Nessuna delle gentili componenti il gruppo conosce l'antica lingua, proprio perché, storicamente, si perdono le tracce della colonia Walser di Dornavasso diversi secoli fa. In ogni caso, anche questo gruppo dà un notevole apporto al recupero della cultura locale. Il gruppo Walser di Dornavasso oggi non presenta alcun repertorio. Il gruppo è un gruppo di costumi che tende a ripristinare le tradizioni e la cultura propria del paese Walser. Domodossola può contare sulla notevole capienza di Piazza Matteotti. Lo spettacolo offerto dalla stessa ha suscitato spontanei e sentiti commenti da parte degli amministratori, dal presidente della provincia di Novara, Franco Fornara, al consigliere regionale Guido Biazzi, intervenuti al nostro microfono nell'ordine. Che non ci siano proprio parole per indicare la sostanza di questo spettacolo, basta girare la telecamera sulla piazza per vedere davanti a quale meraviglia di incontro di gente ci troviamo oggi qui a Domodossola. Credo proprio soltanto di sottolineare con un complimento a tutte le comunità montane, ma a tutta la gente dell'Ossola, questo motivo di incontro che oggi ha offerto non soltanto all'Ossola ma a tutta la comunità novarese, che veramente è una sottolineatura che merita tutto il sostegno da oggi in avanti, proprio perché queste cose abbiano a ripetersi per la nostra gente, per i tanti ospiti che nell'Ossola verranno da oggi in avanti, anche per le strutture che riusciremo insieme a completare, e quindi a dare veramente respiro a questo fatto così profondamente culturale e civile di fronte al quale oggi ci troviamo così entusiasti tutti insieme. Grazie. Ma il giudizio basta guardare la piazza, come diceva prima il presidente della provincia, indica che nell'Ossola, ma non solo nell'Ossola, c'è una diffusissima cultura musicale che spesso noi ignoriamo o non valorizziamo a sufficienza. Questa manifestazione ha questo pregio, di mettere in luce la cultura che c'è ed essere un impegno per tutti a rafforzare le nostre tradizioni e soprattutto la partecipazione della gente. Nel
Nella meno spaziosa piazza Chiossi, ma certamente più suggestiva, specialmente dopo i lavori di sistemazione, si sono esibiti la banda di Fomarco, la banda di Ornavasso e il gruppo Rina Folk di Premosello. Nessuna rivalità, nessuna corsa. Ognuno ha avuto il suo momento. Anzi, vi è stato uno spazio simpaticamente in comune. Un inno all'amore, alla vita, al domani. Questo è l'augurio che il gruppo Folk fa ad ognuno di noi e ad ognuno di voi, con tanta simpatia, un'infinita amicizia e la gioia di ritrovarci sempre in giornate stupende come queste, che valgono molto di più quando ci lasciamo alle spalle la tristezza di ieri, vero? Ora brindiamo. Il titolo del brano è Su Beviamo. Piazza Repubblica dell'Ossola si è invece esibito il gruppo folcloristico I Bazzecchi Castiglioni. Lontano dal 1954 mantiene viva questa forma di cultura popolare legata al lavoro.
Definire compiutamente il termine cultura non è facile impresa e molte volte si possono generare degli equivoci. Benvengano pertanto le parole del presidente della provincia di Novara durante il suo intervento ufficiale. E lasciatemi dire che la cultura ossolana presente qui è il meglio della cultura che la provincia di Novara può offrire, quando intendiamo per cultura il patrimonio che la gente vive nelle sue tradizioni, nel suo impegno, nel suo lavoro di ogni giorno. Ci sono molti che tentano oggi di imporre anche alle nostre comunità delle culture estranee, delle culture che vengono dal di fuori, illudendosi che siano di qualità diversa. Noi oggi invece diciamo, e siamo qui tutti ad affermare, siamo contenti di farlo, che è la cultura dei nostri padri, che è la cultura che da sempre si è rinvigorita di padre in figlio nei nostri paesi, che noi dobbiamo ancora portare avanti. Piazza Fontana, cuore del cuore del centro storico della capitale dell'Ossola, ha ospitato la banda di San Rocco di Premia, la banda di Formazza e il gruppo giovanile folk di Macugnaga. Questi giovani cantanti guide mostrano fieri gli arnesi per i quali i loro padri hanno reso famosa Macugnaga e il Monte Rosa. Ma accanto alla fierezza della guida, la grazia del balletto. Questa puntata è davvero tutto, vi aspetto tra 7 giorni alla stessa ora per una nuova puntata della nostra storia, oppure in rete sul sito www.vicioazzurratv.it. Ciao!